Chopin non ascolta più, sta al pianoforte e non si accorge che lo ascoltiamo. Improvvisa come a caso, si ferma. E allora? Allora? Esclama Delacroix. Non è mica finita? Non è neppure cominciata, non mi viene niente. Solo riflessi, ombre. Impressioni che non vogliono fissarsi. Io cerco il colore e non trovo neppure il disegno. Non troverete uno senza l'altro, riprende Delacroix, e li troverete insieme. Ma se non trovo che il chiaro di luna, allora avrete trovato il riflesso di un riflesso, risponde Maurice. L'idea piace al divino artista, che ricomincia senza aver l'aria di ricominciare. Tanto il suo disegno è vago, è come incerto. I nostri occhi si riempiono poco a poco di tinte morbide che corrispondono alle soavi modulazioni colte dall'udito. Poi risuona una nota blu ed eccoci nell'azzurro della notte trasparente. Nuvole leggere prendono tutte le forme della fantasia, riempiono il cielo, vengono ad affollarsi intorno alla luna, che gli proietta sopra dei grandi dischi di opale, risvegliando i colori addormentati. Noi sogniamo una notte d'estate, noi aspettiamo l'usignolo. Un canto sublime si leva.